Cari fratelli, care sorelle, iniziamo la nostra riflessione sulla parola di Dio invocando l'azione dello Spirito, perché ci accompagni a penetrare queste letture che la Chiesa ci offre per la salvezza della nostra vita. Padre buono, donaci l'abbondanza del tuo Spirito, perché ci aiuti a credere veramente non soltanto con la mente, ma soprattutto con il cuore, e a confessare con le opere che Gesù è il Messia, è il Salvatore del mondo, è il Cristo, per vivere secondo la sua parola e il suo esempio. E così, rinnovati nel cuore, portare questo messaggio di salvezza a tanti fratelli che attendono una parola di liberazione e di vita. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Ecco, cari amici, possiamo concludere e direi subito stringere la parola di Dio che quest'oggi la liturgia ci offre con questa espressione: chi rifiuta la croce non è cristiano. Chi non accetta la realtà del crocifisso non può vivere la vita cristiana. Ecco, allora percorriamo queste tre letture per penetrare e capire meglio questo messaggio che ci viene dalla parola di Dio. Anzitutto il profeta Isaia. Il profeta Isaia ci presenta il famoso terzo carme del servo sofferente, che è tutto incentrato sulla fisionomia, direi, interiore, spirituale di questo servo del Signore. E il messaggio che ci presenta il profeta lo possiamo racchiudere in questi tre pensieri. Prima di tutto, ascoltare con docilità la parola. Secondo, avere il coraggio, soprattutto, di affrontare le persecuzioni e le prove della vita. E terzo, avere fiducia completa in Dio. Ascolto, coraggio e poi abbandono in Dio, fiducia in Dio, che sono, potremmo dire, la via della non violenza dell'uomo credente. È come in fondo l'ha vissuta il Signore. Anzitutto, dunque, l'ascolto docile alla parola di Dio. Ecco. E il servo sofferente usa delle espressioni molto belle: non ha opposto resistenza, non mi sono arreso. Ecco, quindi il servo si è abbandonato alla volontà di Dio, è entrato nella sofferenza, nell'umiliazione, ha presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che volevano anche colpirlo, e anche lo stupore davanti a tutta questa meraviglia. E poi la reazione violenta del servo, il quale davanti a queste sofferenze, a queste situazioni violente, non si lamenta né si scoraggia, ma vive tutto questo con mitezza, con coraggio, con grandezza d'animo, per continuare la sua missione. E sembra proprio di vedere qui una somiglianza con la missione di Gesù, questo servo che nonostante le grandi difficoltà della vita le sa affrontare con coraggio, le sa superare. Quindi il servo è colui che attinge tutto con fede, con la forza della fede, perché, dice il servo, il Signore mi assiste, per questo non rimango confuso. Cioè la sua difesa è in Dio. Mi sembra un insegnamento straordinario, soprattutto guardando a questo servo che poi è la prefigurazione di Gesù sofferente, ma che è la prefigurazione di ogni cristiano che si può trovare nella prova, che non si deve scoraggiare perché Dio lo assiste, Dio è sempre con lui. E veniamo alla seconda lettura. La lettera di Giacomo, nel capitolo secondo, ci dice una cosa molto, molto bella, ci dà un insegnamento molto forte, che è questo: la fede senza le opere è morta. La fede si deve tradurre nella vita, nelle opere, nel concreto, nell'azione, altrimenti è una fede sterile. E allora ecco qui l'apostolo Giacomo che critica con forza la separazione che a volte facciamo tra l'ascolto e l'azione, l'ascolto e la vita, la fede e le opere.
La fede si deve anche tradurre nelle opere. La fede viva si riconosce dai fatti. Quante volte il Signore lo dice? Dai fatti li riconoscerete, se siete miei discepoli. Quindi potremmo dire dalla carità attinta, specie verso nei riguardi dei poveri, degli ultimi, di coloro che vivono nella difficoltà, dei piccoli, si vede veramente la forza della fede. E quindi, per usare un'espressione che usa l'Apostolo Giacomo, non dire al tuo prossimo, va, ripassa un'altra volta, te lo darò domani. No, se hai oggi quello che ti chiede, sii generoso, apri il tuo cuore e allora la tua fede si tradurrà in opere concrete. Mi sembra molto bello questo messaggio che ci viene dall'Apostolo Giacomo, un apostolo che ci fa vedere la concretezza della vita cristiana. E veniamo al Vangelo. Il Vangelo di Marco, nel capitolo 8, ci presenta, potremmo dire, il cuore quasi di questo Vangelo. Siamo alla metà del Vangelo di Marco e il centro riguarda proprio il destino finale di Gesù. Gesù si trova a Cesarea di Filippi e in questa situazione c'è una reazione forte di incomprensione e di rifiuto da parte dei discepoli. Gesù, parlando con i discepoli, dice una parola molto vera: se qualcuno mi vuol seguire, prenda la sua croce e mi segua. La croce, vedete, è un punto difficile da capire e da vivere, e proprio qui il discepolo deve capire, deve entrare in questo messaggio che è un po' il cuore del cristianesimo, altrimenti non si capisce Gesù, non si capisce la sua sequela. Ecco, la folla a volte rimane stupita dalla novità di Gesù, da quello che Gesù dice. Anche i suoi discepoli, Pietro, davanti a quello che Gesù dice, dà una testimonianza, ma una testimonianza incompleta. Pietro dice: tu sei il Cristo. Ma quale Cristo? Un Cristo glorioso? Un Cristo sofferente? Perché Gesù è colui che è incamminato alla croce, è il Cristo sofferente. Quindi l'affermazione di Pietro, tu sei il Cristo, è un'affermazione incompleta. Forse si pensa alla messianità di Gesù, ma in termini di successo umano, di potere umano, in termini puramente, potremmo dire, esteriori. Solo la croce completa il discorso e chiarisce chi è veramente Gesù. E Gesù lo dice a Pietro: Pietro, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Chi mi vuol seguire, prenda la sua croce e mi segua. Vedete, Pietro separa il Messia dal crocifisso. No, il cristianesimo è legare un Cristo che va alla croce, anche se sarà un Cristo glorioso, che dalla croce ci porterà la vita, perché risorgerà e darà a tutti la vita. Dunque, Gesù propone il motivo della sequela. Prima di tutto bisogna rinnegare se stessi, abbandonare le ragioni umane per entrare nel progetto di Dio. Il progetto di Dio è accogliere un Cristo crocifisso che diventa per noi salvezza, potenza e resurrezione. E allora mi sembra che questo Vangelo ci dia questo grande insegnamento. Cioè, potremmo tradurre questo in una chiave molto positiva: progettare la vita in termini di donazione, non in termini di successo puramente umano. Gesù ha vissuto tutta la vita donando se stesso agli altri, fino al dono del supremo della croce. Quindi
non in termini di conservazione di se stessi, ma in termini di completa donazione di sé ai fratelli, soprattutto ai fratelli bisognosi. Ecco, ti ringraziamo, Signore, di questo messaggio, che è un messaggio veramente di vita, che ci fa capire che tu sei venuto in mezzo a noi come un fratello, che non ci ha presentato un ideale soltanto astratto, ma un ideale concreto, di saper abbracciare la nostra croce, la nostra piccola o grande croce, perché nella croce possiamo trovare la salvezza della nostra vita. Grazie, oh Padre, di questa parola che è di conforto per noi, soprattutto nei momenti difficili della vita, perché sappiamo guardare al tuo Figlio Gesù, che è non soltanto il nostro modello, il nostro ideale di vita, ma che è la nostra resurrezione, la nostra vita. Ti chiediamo questo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.